Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero bene, anche se è un periodo un po' brutto. Qui oggi c'è un sole pazzesco, in realtà è da 2 settimane che c'è. Infatti oggi abbiamo sfiorati i 23 gradi, si muore di caldo, però oggi andremo a fare la spesa, o almeno ci proviamo. E quindi vi porterò in questa nuova realtà, perché ormai ci siamo dovuti, diciamo, ambientare, abituare, e fare la spesa ormai è diventato un'impresa, quindi una cosa normale è diventata adesso anormale. E non voglio rattristarvi più di quanto in questo momento non lo fossimo già, quindi vi porterò a vedere un pochino com'è la situazione qui a Bristol. Vi faccio vedere quali sono i limiti e quale regole dobbiamo sottoporci, quello che riesco a trovare in più supermercati, perché non, purtroppo ahimè non riesco a trovare tutto in un supermercato. E, io solitamente faccio la spesa ogni 2 settimane, infatti faccio una grossa spesa per evitare di uscire sempre anche per le minime cose, perché è importante in questo momento che noi stiamo a casa. Quindi direi subito di iniziare. Ehi ragazzi, siamo appena usciti. Noi, come vedete, abbiamo 2 borse gigantesche e una valigia, così prendiamo più roba. E Così mi adesso strutturerà. andiamo a fare il nostro giro. Si muore di caldo, ma tanto non serve un cavolo, tanto di stare a casa. Che bello, che sensazione stare con la mano in corpo. Praticamente stiamo aspettando il pullman, e la cosa che possiamo notare è che rispetto a 2 settimane fa, adesso i pullman ci sono ogni ora, hanno ridotto le corse, quindi dobbiamo aspettare altri 10 minuti. Abbiamo preso il pullman, ma come vedete qui solo l'autista ha la mascherina, mentre gli altri senza. Arrivati al centro, però il problema è che non c'è tantissima gente, cioè non c'è quasi nessuno, però le poche che ci sono alla fine sono senza protezione, il che è peggio. Siamo nel primo supermercato dove sostanzialmente ho trovato poco, e a terra ci sono dei segnali necessari per mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone di 2 metri. In questo mini market possono entrare 2 persone alla volta perché è di ridotte dimensioni. Spostandoci abbiamo provato a fare la spesa da Tesco, un supermarket qui in Inghilterra, ma è stato inutile perché era strapieno di gente, tutti tra l'altro senza protezione. Arrivati ad Asda, un supermercato grandissimo dove solitamente faccio la spesa online, ma purtroppo in questo periodo non ci sono slot disponibili e ho dovuto aspettare parecchio in fila, e come potete vedere a terra c'erano questi segni proprio per mantenere la distanza di sicurezza dagli altri di circa 2 metri, e ai lati c'erano dei segnali, dei cartelloni proprio con tutte le misure di sicurezza, cosa fare, cosa non fare in questo periodo. Qui si intravedono tantissime persone con mascherine e guanti e tantissime altre senza alcuna protezione, come anche il personale non era munito di nulla praticamente. Questa è la mia mania di prendere le ultime cose della fila. Sapone delle mani, zero. Qui
Qui siamo nel reparto frutta e verdura, dove non ho trovato quasi nulla perché era tutto saccheggiato. Infatti sono riuscita a trovare solo insalata, ma la frutta era completamente saccheggiata, anche altri tipi di verdura, e qui anche nel reparto pasta era quasi tutto vuoto. Una delle tante schifezze che si trovano purtroppo nei supermercati inglesi, würstel sott'olio. Gli scaffali di miele, marmellate, creme spalmabili erano quasi vuoti, come anche i reparti di farina, uova e reparti di biscotti, cioccolate varie, come anche il pane e il pan carré era quasi tutto completamente saccheggiato. Nel reparto surgelati invece troviamo delle delizie pregiate italiane, come per esempio questi spaghetti bolognese che già solo dalla confezione sembrano invitanti. Infatti, mi chiedo come è possibile che non siano stati saccheggiati, forse questa è anche una fortuna. E qui vediamo altro cibo in scatola come lasagne, maccheroni, veramente, veramente tragici. Al ritorno abbiamo preso Uber perché non c'erano pullman disponibili e, come avete visto, l'autista era senza alcuna protezione, non aveva né guanti né mascherina, il che è alquanto assurdo. Infatti noi siamo stati tutto il tempo con le protezioni. Sono le 20:25, dopo ben 4 ore e mezza ce l'abbiamo fatta, siamo a casa. Questi sono i segni della mascherina, infatti. Cioè, ogni tanto mi soffermo a pensare a quei poveri medici che sono praticamente dalla mattina alla sera con mascherine, guanti, cioè veramente una cosa terribile. E adesso disinfettiamo ogni singolo prodotto. È in questi casi che mi accorgo delle cazzate che prende la signorina. Le gocce per cosa, cretino, gridone. Next, please!
Finalmente siamo riusciti a prendere Uber e come potete vedere è stato l'unico autista ad avere questa protezione in plastica proprio per evitare il contagio e mantenere la giusta protezione. Da Lidl ovviamente c'erano le stesse misure di sicurezza, quindi stessi segni a terra e una distanza di 2 metri, e dovevamo fare appunto anche la fila, ma dentro, come potete vedere, era quasi tutto vuoto. Tranne questi reparti speciali, qui era tutto pieno. Per tutti i gusti, schiacciata salami. Coraggio di chiamarla pizza. La quantità di cibo in scatola. Buongiorno a tutti, in realtà sono trascorse un po' di ore, c'è un sole pazzesco, fa caldissimo. Questo è il mio giardino, fortunatamente abbiamo un giardino per poter usufruire di questo bellissimo sole, visto che non si può uscire. E volevo un attimino fare il punto della situazione. Come avete ben visto, la maggior parte delle cose le ho trovate, anche se altri prodotti invece erano completamente saccheggiati, come per esempio la farina, le uova sono riuscita a trovare l'ultima scatola, poi in un altro supermercato non c'era praticamente nulla. Infatti, la situazione, come avete visto dai video, è che molte persone hanno le mascherine, ma molte altre non hanno nessuna protezione. C'è ancora troppa gente in giro che cammina senza mascherina, senza guanti, la sta prendendo come quasi come se fosse una vacanza. C'è gente con biciclette, bambini con biciclette, per esempio, una cosa assurda e folle è che comunque le cassiere non hanno né guanti né mascherine, cioè li ho visti solo per esempio da Lidl, avevano solo i guanti senza mascherina. Quindi sostanzialmente la situazione è questa. Ancora c'è troppo movimento in giro, c'è ancora troppa gente nei parchi, infatti i parchi sono affollati, secondo me dovrebbero comunque chiuderli perché non ha senso, perché se continuiamo ad uscire anche ad affollare i parchi non ne usciremo più. E niente, non voglio dilungarmi, spero che questo video vi faccia capire che comunque uscire non fa bene e va a discapito nostro, perché più stiamo a casa meglio è e presto ne usciremo. Se continuiamo ad uscire senza protezione, senza nulla, anche per motivi futili, questa situazione si dilungherà per moltissimo. Quindi mi raccomando, restiamo a casa.